Usa le nostre magliette ispirazionali. Give up, lascia perdere. Perché impegnarsi? Give up. Ciao bellissimi, questo qua è Electric. Siamo qui riuniti alle 11 di notte del 27.06, quindi adesso sapete quando ho registrato e quando è uscito il video, per vedere, per osservare, per analizzare altre cagate fatte dall'uomo. Da uomini come voi, da uomini come me, che però quando hanno progettato o fatto queste cose non ci stavano tanto con la testa. Proprio come il mio amico Frank, che già ho sbagliato a chiamarlo amico, tu non hai amici Frank. Non sai neanche cosa sia la parola amico. Ne approfitto per farvi vedere. Mettimi a fuoco telecamera. Mettimi a fuoco, Cristo! Ecco, per farvi vedere, è arrivato oggi un amiibo appena uscito di Link. Vedete, lo vedete bene? Dovrei spegnere il green screen per farlo vedere bene, visto che è verde, ma probabilmente non lo farò perché sono una brutta bestia. Questo già vale più del dovuto, quindi se lo tengo chiuso può darsi che tra un annetto già lo posso vendere a 100 euro, come fanno tutti i morti di fame su eBay. Ma non perdiamo altro tempo. Io in questo momento probabilmente sarò in Olanda a godermi un po' di birra fresca nordica, a vedere un po' di gnocca nordica, a vedere una bellissima università di architettura, tra l'altro, mentre che voi sarete qui inchiviati davanti a questo schermo a vedere proprio me, che ci sono ma non ci sono. Ma andiamo avanti. Come prima immagine ce la invia la ragazza tette giganti 99. Non è vero, l'ho trovata da solo l'immagine. Qui, come potete vedere, appena uno in questo bagno, appena uno si avvicina per aprire l'acqua, cosa succede? Che esce anche la carta, perché hanno messo troppo vicino il ciaffo che sputa la carta con la fotocellula. Ma passiamo subito ad altro. Se voi avete un frigo e volete abbassare la temperatura, beh, di solito c'è il pulsante più fresco o più caldo. In questo caso abbiamo il pulsante freddo e più freddo, cioè cold e colder. Quale devo schiacciare allora? E perché su uno c'è il più e l'uno c'è il meno? Quindi qual è quello che mi aumenta o mi abbassa la temperatura? Sono confuso. Ma io dico, no? Ma questi portatori di handicap che vogliono essere trattati meglio, come te Frank, che volete la vostra rampa, il vostro ascensore. No, nel nostro caso oggi si usano solo le scale, hai capito? Non so dove sia questo posto, ma è alquanto bastardo. Perché? Perché fare un ascensore? Che cos'è, la giornata delle scale? Oggi abbiamo deciso che non si usano gli ascensori? Fatemi capire. È arrivato un Frank e ha detto: bene, annunciamo la giornata, una festa proprio nazionale. È la giornata del solo scale, festa nazionale delle scale. C'è chi scende e c'è chi sale. E se c'è chi sale, c'è anche chi zucchero. Voi tutti conoscete Kingdom Hearts, vero? Un gioco il cui terzo episodio sono anni che aspettiamo, eh? Non facciamo altro che attendere questo terzo episodio di Kingdom Hearts. Hanno fatto tutti gli spin-off, Birth by Sleep per la PSP, quell'altro per il 3DS, e son cavolo. E niente. Beh, almeno fanno gli orologi. Sì, come in questa immagine fanno gli orologi, il cui design sicuramente non ti farà vedere l'ora. Potrete avere questo cuore fighissimo del simbolo di Kingdom Hearts, ma non potrete vedere l'ora, perché dai, non si vede una minchia dell'ora. E là fuori ci sono sempre dei Frank che, quando fanno dei cartelli pubblicitari, cercano sempre di posizionarli in modo molto intelligente, in modo da sottolineare la bellezza dell'essere umano e dei modelli utilizzati proprio per queste foto, per questi poster, come in questo caso, in cui non c'è assolutamente niente di strano. E anzi, devo dire che la ragazza era già strabica di suo e probabilmente volevano sottolineare proprio questo strabismo e far capire che anche la gente con lo strabismo è gente bella, bellissima. E proprio davanti, cioè proprio sul negozio di libri, una libreria. Coincidenze? Non credo proprio. Beh, con il tempo, se ti fai davvero conoscere, dei tuoi amici potrebbero darti un soprannome. O forse il tuo nome già è un bel soprannome. E potresti avere un parcheggio riservato solo a te, BJ Lord. Come in questa immagine. Chi BJ Lord? Porca miseria, non so se ci arrivate, però ve lo spiego. BJ è l'abbreviativo di blowjob. Blowjob è non... cioè non mi piace dire molte parolacce nei miei video, però vuol dire letteralmente pompino. Quindi qui il signor pompino ha il suo posto di parcheggio. Il signore dei pompini, anzi, tradotto così: io sono il signore dei soffocotti, fatemi passare. Senti Frank, non hai capito, ormai le macchine non si devono più usare, no? Soprattutto in città del mare, no? Bisogna fare piste ciclabili. Sì, è vero, bisogna fare anche qualcosa che protegga la pista ciclabile dalla strada, però ormai no, è troppo tardi Frank, non possiamo farlo adesso, abbiamo già fatto la pista ciclabile. Va bene, dai, facciamolo uguale. Ed è questo il risultato, perché non so se era già fatta la pista ciclabile, se era uno scherzo o se è stata fatta dopo, perché questi sembrano dei semplici mattoni che già c'erano prima. Ci hanno disegnato la pista ciclabile a doppio senso di marcia, con un senso di marcia completamente occupato da sti pali, ma per un ovvio motivo, perché volevano probabilmente allenare le persone allo slalom, no? Tu hai lì con la bicicletta e... Frank, mi metti su l'immagine dell'orologio per i bambini, per favore? Frank, non ti compro più le caramelle,
non ti compro più le Big Bubble, né tantomeno gli Happy Meal. Mettimi la foto, grazie. Grazie, era ora. Beh, questa foto qui che Frank ci ha permesso di vedere con tanta generosità è un semplice orologio. Cosa notate di strano voi? Vi do un attimo, sto aspettando. Ci arrivate? No? Beh, ogni segmento della circonferenza è diviso una volta di troppo. Ci sono ben 6 divisioni in ogni segmento della circonferenza. Che cosa vuol dire? Che questo orologio non è composto da 60 minuti, bensì da 72 minuti, così che il bambino senta ancora di meno e con più fatica il passare del tempo. Hai capito? Questa immagine semplicemente mi confonde, non riesco a capire per quale motivo mettere quel 4 lì. Ecco, 48, 48, però così io lo leggerei Fo48. Benvenuti a Fo48, nostro negozio di cosa? Non lo so. Eat, drink, enjoy, si mangia qui, al Fo48. Ma parlavamo prima dei portatori di handicap, magari con le sedie a rotelle, ma visto che si divertano tanto con ste rampe, ma mettiamolo un po' ovunque, anche dove non ci sono porte, come in questo caso, mettiamole, basta, almeno si divertono, iniziano a fare i salti tipo gli half pipe con gli skate, qui invece con le ruote, no? Qui vengono con la carrozzina, vanno su, poi tornano giù all'indietro, una figata, no? Fanno i trick, Frank, ma non ti rendi conto? Poi fanno i kickflip, con la sedia a rotelle, è fattibile, non l'hai mai fatto? Che tu non sai fare niente. E questo affare trovato in un qualche bagno estero, davvero non so che cosa sia, più lo guardo e più ho il dubbio di che cos'è. Voi lo sapete che cos'è? Per favore, ditemelo nei commenti se sapete che cos'è. Mi farebbe molto comodo scoprirlo, arricchirebbe la mia conoscenza in generale, e se un giorno mai lo troverò, cosa che dubito perché non so in che paese usino questi cosi, saprò per cosa usarlo, perché da qua non so, sembra un urinatoio, un pisciatoio, si mettono tutti a cerchio e pisciano tutti insieme, non lo so. Andiamo avanti, che è meglio. Ma per il vostro gatto, il nuovo, la nuova anzi, pappa della linea Frank & Company, in cui abbiamo un sacco di gusti specifici come il pollo, l'anatra, il salmone e il gatto stesso, Kitten. Non so se hai capito. Cioè, il tuo gatto lo facciamo diventare cannibale. Numeri 1, linea Frank & Company, that's what I'm talking about. E non so che lingua sia questa, sembra cinese. Fammi vedere l'immagine, Frank. Ma l'immagine illustrativa di quello che si fa in questo lavatoio, qualunque cosa sia, è un po' ambigua. Non siete d'accordo? O forse no, non è affatto ambigua, sono io che ho i problemi. Ma se anche voi vedete le cose che vedo io con i miei stessi problemi, vuol dire che anche voi avete dei problemi. O forse è la persona che ha fatto questo disegno che aveva dei problemi. Perché porca miseria, prima di stampare una lastra di metallo e appenderla vicino a un bagno che sembra anche di lusso perché c'è il marmo intorno, eccetera, sarà stata controllata da qualcuno e nessuno ha detto no, non sembra affatto un disegno pedofilo in cui il papà gli sta facendo vedere il pene al figlio, no? E il figlio lo sta proprio reggendo, il pene, sì. È bello grande quel pene poi. Allora, questa ve la dico subito, Frank, mettimi l'immagine, perché ci sono troppe cose da leggere, so che vi rompe le palle leggere, siete qui per svagarvi, teoricamente. Anzi no, sai che adesso vi faccio leggere da soli, scherzo. La domanda 5, guardate la casella B. Check if you are blind. Controlla se sei cieco. Sembra che sia un modulo per detrarre le tasse in qualche modo, ma ti dico io che se sei cieco, quell'affare non lo stai compilando, semplicemente. Vuoi un telefono intelligente? Un telefono che sia più avanti di te, che non consumi energia, che magari ti faccia soltanto il disegno della batteria, ma che rimanga sempre al 100%? Beh, come in questo caso, abbiamo i telefoni della linea Frank & Company, che in realtà non si scaricano. Ti fanno vedere solo il disegno della batteria che si scarica, ma rimangono sempre al 100%. Se no, sempre noi della Frank & Company possiamo venire a casa tua a montare i forni. Però prima di montarli, ci assicureremo che vadano a sbattere contro altri corpi, altre maniglie, o che non vadano proprio in quel luogo perché non c'è spazio. E noi lo facciamo apposta, solo per voi, per rendere la vostra vita più divertente, ovviamente. Che gusto c'è aprire un forno di 90 gradi, pieni, puliti? No, lo facciamo aprire solo di 30 gradi, magari. Non è più divertente così? Sempre si portatori di handicap, torniamo a parlare sempre di loro. Facciamo loro uno scherzo, no? Facciamo questo bagno per gli handicap, con sta porta larga, che loro dicono, oh, c'è il bagno per me. Entrano e papà, gli facciamo questo scherzetto, facciamo un gradino dentro il bagno, così quando entrano dentro scoprono che, oh, era uno scherzo, non era veramente per handicap questo bagno. Sei troppo motivato? Pensi di potercela fare? Pensi che sei il migliore nel tuo campo? E magari ancora sbatti i denti e non ci riesci? C'è qualcuno più bravo di te? E piangi? Beh, usa le nostre magliette ispirazionali. Give up! Lascia perdere! Perché impegnarsi? Give up! Semplicemente give up! Chi se ne frega della vita? Ma andiamo a fare gli operai tutti quanti, dai! Sempre noi della Frank & Company abbiamo fatto un'attrezzatura per bambini nei parchi, che è utilizzabile, pensate, come in questa immagine, dai 2 ai 5 anni o dai 5 ai 12. Ma aspetta, c'è un gap lì in mezzo che non va. Perché non... Frank, perché non abbiamo scritto direttamente dai 2 ai 12? Perché volevi usare più spazio sulla grafica del cartello? Ok, dai, perdonato. Frank, l'hai data a tua madre quella candela simpatica che ho comprato a Assisi?
precisi. Ma non è ambigua, sei tu che vedi le cose dove non ci sono. Ah, facciamola vedere a loro. Scusate, secondo voi questa candela è ambigua? Questo bambino che regge la candela vi sembra qualcosa di ambiguo? A me no. È per questo che l'ho regalata alla mamma di Frank. Ho un'idea, invece dei cartelli pubblicitari, Frank, sai che cosa facciamo? Siccome tutti vogliono vedere questi cartelli pubblicitari, ma non sappiamo mai cosa metterci, beh, scriviamoci semplicemente: se stavi aspettando per un segnale, beh, eccolo qua. E magari è anche metaforica la cosa. Stai aspettando un segnale per non suicidarti o per vivere appieno la vita? Eccolo qua, te lo diamo noi. Siamo i migliori, Frank and Company. Io guarda, non lo so, non so dove mettere quel palo con le insegne. Non so dove metterlo. C'è un parcheggio libero, mi sa che lo metto lì. Mettiamo un bel palo su un parcheggio. O magari, sai che è successo qui? Magari hanno disegnato il parcheggio dopo intorno al palo. Chi lo sa, mi viene da grattarmi la testa. E magari il vostro bambino o vostro fratellino o vostra sorellina sta leggendo un libro per bambini, sai, quelli con le illustrazioni tutte carine, che io personalmente farei molto meno ambigue e molto meno brutte rispetto a questa in particolar modo. Quello che cos'è, un ombelico? Lo spostavi di due dita più in basso e davvero avevi toccato la massima ambiguità possibile. E soprattutto, poverino, non è neanche dotato. Voi sta con ste mani così, abbracciami o abbracciamelo. Siccome là fuori, Frank, ci sono tante persone un po' sceme come te, è ovvio che ogni tanto uno debba scrivere chiaramente le regole, come per esempio come non sedersi su un water. Come in questo caso, io lo spiego anche a voi che magari non lo sapete, perché meglio non dare le cose per scontato, ma questa non è la postura adatta per cagare, ok? Cioè, posso capire, forse l'hanno fatto perché la gente lo faceva sul serio, che magari non voleva sporcarsi, no? Per motivi di igiene. Questo cesso lo usa migliaia di persone, mi metto in piedi e cago. Ma allora vai a una turca. Sempre si annunci pubblicitari, guarda, Frank. No, non è affatto ambiguo. Voi vi sembra qualcosa ambiguo questo? Guardatelo bene. A primo occhio vi è sembrato qualcos'altro, lo so, perché io sono dentro la vostra testa. Io sono nei vostri sogni. Io vi troverò. In realtà è semplicemente una persona che si bagna il viso. E a proposito di nuovo di portatori di handicap, Frank, siccome ci sono anche i ciechi in giro, e i cartelli pubblicitari tocca che lo sanno leggere, allora mettiamo un braille da leggere, no? Lo mettiamo proprio sul cartello pubblicitario. Non importa come ci arriva, in qualche modo ci arriverà questo cartello, no? Andrà in giro con un paio di scale per sicurezza. E sai, le scale a pioli? Sti ciechi se ne vede sempre in giro, che vanno in giro con la scala a pioli, che vogliono sentire tutti i cartelloni. È proprio, si sa, è un fatto che si sa. Non so se per scaramanzia, ma mi è successo anche a Milano recentemente. Ogni tanto questi che fanno gli ascensori si scordano un piano, come in questo caso. Questo va da 0 a 2 subito, il primo piano dove andava a finire? Non lo so. In genere ho capito, poi informandomi, che c'è chi lo fa per scaramanzia. Non so perché l'uno porti male in questo caso, ma ho visto mancare il terzo piano o il settimo. Oh, Frank, hai presente tutti quei fidget spinner che abbiamo riempito di felicità e abbiamo messo su Amazon a 179 euro a pezzo? Come non vendono? Non lo so, metti sulla confezione, metti una parola che non ha senso, che però richiama i giovani. Come in questo caso, vedi, qui ci hanno messo emoji, così, senza motivo. Probabilmente non sapevano neanche che cosa significasse. Ehi, Frank, metti emoji sulla scatola, vedrai che vende sicuro. Signori, questo è davvero quanto per questo video. Spero che vi sia piaciuto e spero di essere riuscito a montarlo in Olanda, perché sì, questo lo sto registrando, adesso lo metto via nell'hard disk, me ne vado in Olanda, hai capito? Perché sono le 11:30 e domani alle 8 sul treno, poi c'ho l'aereo da Venezia e via, si va. Mi porto il portatile per editare, per cazzeggiare, quindi se lo state vedendo entro il 2 luglio vuol dire che ci sono riuscito. Non scordate di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, se vi ho fatto sorridere anche solo una volta, basta una. E ricordatevi che questo era Electric.